Sotto questi alberi passeggiava tuo zio, Carlo Saronio, a cui ho dedicato il libro Quello che non ti dicono. Questo libro nasce da un messaggio Facebook che è arrivato inaspettatamente, un messaggio che ho trovato sulla mia pagina e che mi aveva mandato Piero Masolo, padre Piero Masolo, dall'Algeria. Allora, perché mi hai scritto? Perché hai acceso il motore di questo libro? È venuto davvero spontaneo, leggendo il mattino dopo. Sono arrivato all'ultima pagina. Ha iniziato appunto essendo trombato da Repubblica e finito incontrando chi ha ucciso il tuo papà. E lì mi sono detto immediatamente lo voglio conoscere e ti ho scritto nel modo più semplice, appunto, Facebook. Cioè, tu però mi hai scritto raccontandomi una storia che io non. Che per me era sul fondo della memoria quel nome, Carlo Saronio, io l'avevo sentito, però poi non ero in grado di dire niente di più. Mi ricordavo un ragazzo degli anni 70. E tu, questo ragazzo degli anni 70, quanto lo conoscevi? Poco, in famiglia è sempre stato tabù, proprio perché la sofferenza per il rapimento, per l'uccisione, per il cadavere trovato dopo 4 anni era troppa per la nonna, per la mamma, quindi per sua sorella maggiore. E dunque me l'hanno sempre parlato col contagocce. Ed è rimasto questo fantasma da scoprire per me, per mia cugina Marta. E dunque è stato il buon momento, come dire, dopo i 40, ne ho 42 di anni, quindi la crisi dei 40 fa sì anche che io, Marta, abbiamo voluto ritrovare le nostre origini. Ecco perché quando mi arriva la tua mail tu mi dici vorrei fare qualche cosa per mio zio che è stato rapito e ucciso nel 1975. Tra l'altro proprio qui in Corso Venezia, lui abitava qui in Corso Venezia, la sua macchina venne ritrovata qui di fronte casa, ma lui non era tornato a casa perché era stato rapito ed era morto subito durante il rapimento. E la cosa che tu mi scrivi dici io ne vorrei se mi puoi dare dei consigli per ricordare lo zio, che appunto Carlo era il fratello minore di tua madre. E poi però la cosa che mi ha sconvolto, io devo dirti la verità, che quando tu mi hai scritto la prima volta, infatti ti ho risposto dicendo, ah, vediamo, che io di tornare a occuparmi degli anni 70 proprio davvero non ne volevo sapere, cioè non ne volevo sapere. Però poi tu mi hai scritto quella parola, mi hai detto, anche mi piacerebbe anche presentarti mia cugina Marta, la figlia di Carlo. Quando tu mi hai scritto questo, io sono andato a cercare ovunque, dicevo, figlia di Carlo, cioè questo ragazzo, 25 anni, quasi 26, rapito. Allora ho guardato sul Corriere di allora, ho guardato nell'archivio della stampa, ho cercato su internet, non c'era traccia che lui avesse una figlia. Infatti ti ho riscritto e ti ho detto, scusa, ma Marta chi? Ma tu quanto rapporto avevi? E tu mi hai detto la figlia di Carlo nata 9 mesi dopo. E quindi ho scoperto che c'era una bambina, una donna oggi, che non aveva conosciuto il padre. Tra l'altro nata il pomeriggio del 24 24. dicembre, alla vigilia di Natale. Sì, no, tu sei stata ancora peggiore, perché non solo ho capito che avevi già dato per gli anni 70 ed è comprensibile, ma mi hai pure chiesto, raccontami di te dell'Algeria, che è la cosa tipica, cioè alle testimonianze missionarie sono abituato, e ho pensato, vabbè, però non era questo il succo. Marta, ci siamo rivisti dopo anni, l'anno scorso, era il mese di aprile, ero tornato in Italia per qualche settimana di Assemblea Generale del Pime. E lì ci siamo resi conto che entrambi avevamo desiderio di scavare, capire, conoscere. Non tanto, non interessa a noi il rapimento, questo fascicolo enorme dei tre processi che ci sono stati, quanto proprio chi fosse il suo papà e mio zio. A me personalmente perché spesso tanti amici, vedendo il suo quadro, mi hanno detto, ah, sei tu. E questa. Infatti tu gli somigli in una maniera abbastanza impressionante a Carlo, cioè io ho visto tutte le foto dagli archivi, perché poi abbiamo iniziato questo viaggio assieme, a quel punto a me, poi lo racconto all'inizio del libro, un giorno mi sono trovato di fronte, ero a Lodi, nell'ultima presentazione prima del lockdown, una cosa che poi dopo poco sarebbe stata impossibile, 900 persone
a Lodi, in un auditorium, e lì alla fine della presentazione, quando vanno via tutti, rimane una sola persona, questa donna che mi viene incontro e mi dice: sono Marta. Quando le ho detto sono Marta all'inizio, io ho detto, ho preso il libro, ho detto faccio la dedica a Marta, e lei mi guardava, io pensavo aspetto a scrivere che magari sbaglio, lo vuol regalare a qualcuno, e invece lei mi dice sono Marta, quella Marta. E a quel punto io ho visto il tuo messaggio e ho detto ma Marta Saronio, padre Piero, e lei mi dice sì sì, e quindi lì a quel punto ero incastrato e abbiamo incominciato a fare questo lavoro che ha portato a questo libro, ed è stato un viaggio, devo dire, per voi capisco, soprattutto per Marta, un viaggio faticoso, doloroso, però un viaggio anche avvincente, affascinante nel ricostruire una biografia. Cioè siamo andati a cercare, parlo al plurale perché l'ho fatto insieme a te, insieme a Marta, tutti quelli che erano gli amici, i colleghi, io sono andato a ricercarmi documenti in questura, al Ministero dell'Interno, negli archivi giudiziari, e poi tu hai trovato l'armadio, no? Sì, questo mitico armadio in cui appunto la nonna aveva messo cose, la mamma le ha conservate e io ho potuto attingere, e quindi per esempio c'è questo diarietto grande così in cui abbiamo letto il racconto della nonna Angela che col Carlo vanno a Filadelfia e lui si installa in questo grattacielo in centro mentre fa il ricercatore con Britton Chance alla University of Philadelphia. E tante altre cose che hanno veramente questi incontri, per esempio ho in mente tanti incontri che hai fatto tu, che magari poi al seguito ho fatto anch'io con amici, con accompagnatori, guide dello zio, che hanno messo insieme i pezzi del puzzle, le tessere del mosaico. Anche il titolo del libro alla fine, poi, che spiega tantissimo, nasce da una tua frase, non so se te la ricordi, che cosa mi hai detto, che quello che non ti dicono. Sì, ti ricordi che eravamo sul lago? Sul lago a Carate, appunto, luogo di famiglia da 100 anni, e giustamente a un certo punto tu chiedi ma perché, ed è proprio sgorgato spontaneamente questo bisogno di sapere, di conoscere da dove si viene, e quindi quello che non ti dicono te lo vai a cercare. Eh sì, mi hai detto alla fine te lo vai a cercare, e io credo che questa qua alla fine sia la cosa universale, perché naturalmente è la tua storia, è la storia di Marta che vuole sapere chi è suo padre, vuole cercare chi è suo padre, è stata la mia storia nella ricerca di mio padre, però poi alla fine è una storia universale, perché tu puoi tenere per tanto tempo il silenzio su una cosa, puoi anche accontentarti in un certo senso, alla fine accettare le mezze verità, ma non per sempre. C'è un momento in cui le persone dicono basta, io adesso voglio guardare in faccia le cose. Assolutamente, io sono molto felice di questo libro, per me è davvero fortissimo, perché appunto ci siamo dentro tutti, tutta la famiglia fino al midollo, ed è veramente liberante, togliere gli strati di polvere di anni e arrivare fino in fondo, fino alla verità. Sì, perché poi alla fine la verità è quella che fa la differenza, anche se è una verità che magari fa male, che magari ti fa scoprire pezzi che tu non avresti voluto sapere. A me ha colpito una cosa, quando Marta mi ha chiesto mi aiuti a scoprire, a trovare chi era mio padre, a capire che ragazzo era, lei mi ha detto non voglio un santino, non è che ti devi preoccupare, anche perché non avrei fatto un santino, voglio sapere davvero chi era, le luci e le ombre, e infatti abbiamo trovato luce, abbiamo trovato ombre, e questo poi è il racconto del libro. Quello che non ti dicono, alla fine te lo vai a cercare.